Una buona serata a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per una nuova puntata di EP Hour Questa sera parleremo ancora di infertilità e di PMA, procreazione medicalmente assistita Dopo il successo della prima edizione del FertiCheck via il secondo appuntamento Il prossimo 12 marzo e di questo ne parliamo con la dottoressa Bongioanni ginecologa, grande esperta di procreazione e direttore medico dei centri General Life di Milano e Torino Ben ritrovata dottoressa Bongioanni. Giovanni. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Allora dottoressa, abbiamo detto uh, open day il prossimo sabato 12 marzo, in occasione appunto della, della settimana della, della festa della sì, donna. Sì, sì, eh, in occasione della festa della donna abbiamo pensato di dedicare un, uh, degli incontri gratuiti alle coppie che cercano uh, una gravidanza e, e quindi sicuramente la ricerca della gravidanza e la maternità sono fra le um, caratteristiche proprio più importante fra gli aspetti più rilevanti che nel momento in cui si festeggia la donna ehm, possono trovare un ascolto nel, nei centri che si occupano di fecondazione assistita. Assolutamente, l'appuntamento di settembre ha avuto un grandissimo successo, eh, tantissime donne che si sono rivolte appunto a questi, a questi centri di General Life per eh, avere qualche informazione in più. Sì, nei, nelle sette cliniche che allora facevano parte del gruppo, perché adesso siamo diventate 14 cliniche, abbiamo effettuato 100 visite eh, gratuite a eh, 100 donne che volevano valutare la loro fertilità. Eh, ecco, in quel 100 caso, donne e 100 uomini anche. Il perché... primo caso era più diretto verso la fertilità femminile. Invece mm -hmm. in, questo, in questo secondo appuntamento abbiamo pensato di coinvolgere le coppie eh, mm -hmm. che ricercano una gravidanza. Quindi, è un incontro pensato per la coppia e quindi c'è una visita gratuita per eh, l'uomo e la donna, principalmente da parte di noi ginecologi eh, verranno visitate le donne e verrà fatta un'ecografia che permette di valutare sia l'utero, che è l'organo nel quale poi si instaura la gravidanza, sia eventuali patologie, sia eh, l'ovaio e, in particolare, la struttura dell'ovaio, perché la della struttura dell'ovaio ci permette di esprimere una buona, con buona approssimazione la riserva degli ovociti presenti nell'ovaio stesso, quindi da queste Veloci informazioni riusciamo ad avere un quadro abbastanza dettagliato sulla, eh, sul potenziale riproduttivo o su potenziali ostacoli della, eh, della fertilità nella donna. Per l'uomo, invece, difficilmente la fertilità si valuta con l'esame clinico, è necessario invece fare un esame del liquido seminale, che può essere analizzato e si valutano i parametri del liquido seminale, principalmente il numero eh, e quindi la quantità di spermatozoi, la loro motilità e la. La loro forma. Quindi ci sono dei parametri di normalità. Con un esame estemporaneo è possibile valutare quanti spermatozoi ci sono, quanto sono mobili e com'è la loro struttura e se esistono delle anomalie rispetto alla norma, alla media della popolazione certo. maschile. Quindi dopo queste visite poi eh, si cerca di capire quali possono essere sì. le soluzioni, le soluzioni sono tante. Sì, dipendono ovviamente dalla patologia. Con una visita abbastanza veloce come questa è possibile già fornire, un, avere un orientamento e avere già delle indicazioni sulle possibili cause dell'infertilità. Avere un Alcune. quadro generale. Un quadro sì. generale. E quindi poi eh, avere accesso alle possibili tecniche. Eh, si va da delle semplici terapie in cui si induce l'ovulazione nelle donne che non ovulano: perché mm -hmm. quando una donna non ovula è possibile indurre l'ovulazione con dei farmaci se è un un blocco dell'ovulazione reversibile, come nella maggior parte dei casi, tranne nel caso di una vera e propria menopausa. Nelle donne invece che ovulano esistono poi diverse altre terapie. Quando esista un fattore lieve di infertilità maschile si possono fare delle inseminazioni intrauterine, ossia si introduce il liquido seminale preparato nell'utero della donna nel momento dell'ovulazione, e questo aumenta le probabilità di gravidanza rispetto a un rapporto e permette di correggere un lieve fattore del maschile. Quindi, quando i parametri seminali sono un pochino sotto la norma o nelle coppie che non abbiano rapporti, perché anche questo è una possibile causa di eh, infertilità, ovviamente, eh, mm -hmm. di cui magari si parla anche poco coi propri, col proprio medico, però è possibile correggere questa... Eh. E con il caso dell'uomo conta l'età anche? Nell'uomo l'età è molto meno eh, importante nel ridurre la fertilità, mentre nella donna esiste una correlazione lineare fra l'età e la probabilità di concepimento, una correlazione... Inversa, perché più bassa è l'età maggiore è la probabilità di avere una gravidanza, che poi questa gravidanza vada a buon fine. Eh, nel, Nell'uomo invece la correlazione con l'età è un po' meno significativa, per cui eh, con, quando l'età aumenta molto esiste una piccola riduzione della fertilità, ma eh, nella donna è proprio un problema molto più eh, rilevante. È per questo che nella scorsa puntata dicevamo che molto spesso le donne in giovane età, eh, in previsione ovviamente di, di avere dei figli, congelano addirittura esatto. gli ovociti. Eh, perché la fertilità, come dicevamo, si abbassa moltissimo con l'aumento dell'età? Perché gli ovociti non si riproducono a differenza degli spermatozoi che ogni tre mesi si rinnovano tutti gli ovociti, vengono, si formano prima della nascita della, della donna e nel corso della vita vanno in. Contro a delle anomalie genetiche, a una riduzione di numero fino alla menopausa. In ogni momento della vita della donna possiamo fare una fotografia per capire a che punto siamo di questo perdita di ovociti di buona qualità eh, e quindi valutare la riserva ovarica, cioè il numero degli, degli ovociti che si valuta attraverso alcuni parametri che sono attraverso l'ecografia la conta dei follicoli antrali, cioè più follicoli, più puntini neri vediamo nell'ovaio, eh, maggiore è la riserva di eh, ovociti dell'ovaio. Poi esistono dei test ormonali come l'ormone antimulleriano o l'FSH che sono dei prelievi del sangue che ci permettono di fare una stima della um, riserva ovarica della, della donna. Quindi in più anche degli altri parametri clinici, banalmente la lunghezza dei cicli è correlata di solito con la riserva degli ovociti, per cui grossolanamente più i cicli sono in accorciamento di solito minore è la riserva degli ovociti. Tendenzialmente quando aumenta l'età i cicli tendono ad accorciarsi eh, fino alla meno pausa, ha delle irregolarità più evidenti. Quindi ci sono dei, delle strategie molto semplici che possiamo eh, utilizzare per valutare la riserva ovarica oltre agli esami strumentali, quindi l'ecografia e quindi i valori ormonali che però richiedono un prelievo che eh, non può essere fatto estemporaneamente o in certi casi sì. Esatto, quindi potremmo dire che comunque la procreazione medicalmente assistita è una delle diciamo delle grandi soluzioni e vediamo che in Lombardia sono sempre di più sì. eh, i bambini nati appunto con, eh, cioè con, il, con il PMA, eh, addirittura 4.000 l'anno. Sì, mm? sì, perché le coppie che non riescono a risolvere il problema della, della fertilità eh, vengono giustamente indirizzate ai centri di fecondazione in vitro di, di PMA e la fecondazione in vitro oggi è lo strumento più efficiente ed efficace per aumentare le probabilità di gravidanza delle coppie. Non funziona sempre, però funziona molto spesso, soprattutto quando viene eh, fatta in tempo, cioè quando l'età non è troppo alta o esistono anche delle strategie quando invece l'età eh, della donna è alta, ma comunque entro i 50 anni. Eh, ma come avviene la fecondazione in vitro? La fecondazione in vitro, in vitro eh, consiste in una stimolazione che la donna fa per ovulare contemporaneamente più ovociti ogni mese ogni do, una donna che ovula produce un ovocita per volta che può essere normale oppure no mm -hmm. e che può incontrare o meno uno spermatozoo e quindi dare una gravidanza con la stimolazione noi vogliamo ottenere eh, Ovociti rispetto a quello che succede fisiologicamente, quindi 10-15 ovociti per stimolazione attraverso delle iniezioni sottocute per 15 giorni più o meno. Ehm, è una stimolazione che va fatta ovviamente sotto controllo medico, quindi le donne si sottopongono a due o tre controlli durante la seconda settimana di stimolazione per vedere come stanno rispondendo. Quando gli ovociti sono pronti, quindi noi lo valutiamo dai follicoli e dai, dagli ormoni, aspiriamo gli ovociti dal Lovaio e li mettiamo in provetta con gli spermatozoi. Abbiamo anche, credo, una, delle immagini che ci fanno mm -hmm. vedere proprio quello che succede eh, durante l'incontro fra le vocite e gli spermatozoi. Forse abbiamo anche un. Sì, abbiamo un, un, un video filmato, da fare, un filmato da far vedere, brevissimo, anche perché. Siamo, sì, in, siamo proprio agli sgoccioli. questo Sarà qua. velocissimo. Questo è un ovocita in provetta eh, inseminato con uno spermatozoo, per cui si formano due nuclei che poi daranno origine a eh, due cellule. Quindi l'ovocita si divide in due, poi in quattro cellule e poi in cinque giorni raggiunge lo stadio ehm, di blastocisti che è lo stadio nel quale noi trasferiamo gli embrioni. Quindi prima si forma una morula che è questa che abbiamo visto finora e al quinto, sesto giorno di sviluppo in vitro si forma questa che invece è la blastocisti che è l'embrione che noi andiamo a trasferire in, in utero. Ecco, questo, sono, di nuovo le, vengono riprodotte le stesse immagini per farci vedere. Cosa esatto, dottoressa, quindi per avere ovviamente qualche informazione in più basta contattare i numeri che sono passati in, in sovraimpressione sì. eh, e ricordiamo anche l'appuntamento appunto del, del FertiCheck del 12 marzo eh, dove ovviamente possono partecipare tutte quelle coppie che hanno bisogno appunto di, di avere informazioni sulla propria fertilità eh, e che vogliono appunto avere un bambino. Sì, certo. Io, dottoressa, la ringrazio per essere stata qui con noi, eh, l'aspetto per, per i prossimi appuntamenti e ringraziamo anche voi amici da casa per averci seguito. Vi auguriamo una buona serata. Grazie.